Ciao a tutti! Siete capitate qui perché volete imparare a lavorare a maglia e non sapete neanche come montare le maglie sul ferro? Siete nel posto giusto! Tutto quello di cui avete bisogno è del filo, io per esempio ho questa bella lana, e un paio di ferri. Io adesso uso il ferro numero 5. Vi do un consiglio, non cominciate con un ferro microscopico, tipo del 2 o del 2,5, perché vi passa la voglia subito. Quindi io direi di iniziare almeno un 5, se no anche una bella lana grossa con un filo dell'8, che vi dà subito una grande soddisfazione. Vedete un sacco di maglie sul ferro, vedete poi che il lavoro va avanti via via. Io sono Sofia e se mi volete conoscere un pochino meglio potete visitare il mio blog che si chiama ilmondodisofiablog.com, dove vedrete un sacco di modelli e cose che ho fatto durante tutti questi anni. Ho imparato a lavorare a maglia quando ero molto piccola, avevo 7 anni, da mia mamma e da mia nonna, che erano slovene, e quindi io lavoro in quella maniera che in Italia si chiama continentale, ed è quella praticamente con il filo tenuto sulla mano, ed è una maniera che ti permetterà poi di lavorare molto più facilmente con per esempio i ferri circolari, cosa che invece nella maniera italiana del ferro sotto il braccio è un pochino più complicato. Quindi se vuoi imparare questo metodo, o se già facevi quell'altro vuoi imparare un metodo nuovo, o sei completamente a zero, questo è il video che fa per te. Pronti? Ecco qua, vi faccio vedere come montare le maglie sul ferro. Per prima cosa dobbiamo prendere il gomitolo e prendere il filo dall'interno. Io di solito cerco di prenderlo sempre dall'interno perché così poi il gomitolo non rotola mentre lo utilizziamo. E prendiamo l'estremità, che è questa. Benissimo. Con l'estremità in mano dobbiamo fare questo giro. Lo farò molto lentamente così da capire per bene. Si passa davanti al mignolo, due volte intorno all'indice e intorno al pollice. Ok? Lo rifacciamo di nuovo. Cioè davanti al mignolo, dietro all'anulare, intorno all'indice due volte, intorno al pollice e io lo tengo fermo così. Terza volta, prendo il mio filo, davanti al mignolo, due volte intorno all'indice e così. Allora, una volta capito il tipo di movimento da fare, ok? Dobbiamo lasciare però il filo molto lungo, sarà lungo tante quante maglie dovremo montare. Ora noi ne lasciamo un pezzettino, tipo così, d'accordo? Un pezzettino così, perché facciamo un campione con 10 maglie. A quel punto io faccio la stessa cosa che facevo prima, quindi considerando che la coda è da questa parte, ma con la coda lunga. Quindi con la coda lunga passo di nuovo così, intorno all'indice, pollice. Quindi vedete la coda è lunga, questa se dovrò montare una coperta con tipo 200 maglie sarà lunghissima. Poi vi insegnerò quanto farla lunga, ma per ora consideriamo di farla lunga almeno così. Adesso vi farò vedere il movimento velocemente. Quindi se io devo montare le maglie velocemente, questo sarà il movimento da fare. Vedete, le sto montando una dopo l'altra. 5... Questo è un metodo che diventerà veramente veloce una volta che avete imparato, ma facciamolo con metodo. Quindi queste le ho montate in 2 secondi, adesso facciamo invece lentamente, quindi disfo tutto, riparto, quindi ho la coda lunga 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 lunga, davanti al mignolo, due volte intorno all'indice, pollice e lo tengo fermo. A questo punto il ferro entra dentro da sotto a sopra, prendo il filo e ripasso dentro e tiro il filo. Ecco la prima maglia. Dopo che ho tirato la prima maglia, io devo prendere quello che è la coda, vedete, questa è attaccata al gomitolo e avrà l'indice, ok? Quindi quella attaccata al gomitolo all'indice. Quello che era invece la mia coda lo avrò con il pollice e deve essere così. Attenzione, guardate bene gli incastri, il filo deve andare qui e qui sotto, vedete, questo è sopra, ok? Questo è molto importante. Quindi io entro dentro, prendo l'indice e poi tiro. Poi nel momento in cui lo farete velocemente sarà tutto quanto, diciamo, molto di fila, quindi non ci sarà da riprendere il filo come sto facendo adesso. Quindi quando avete le maglie un po' montate dovete rimettere in mano il lavoro, questo è molto difficile e complicato all'inizio. Quindi dovete dividere il filo in due parti, una la coda e la mettiamo verso destra
e questo è il gomitolo, ok? Lo teniamo verso sinistra. Quello che era attaccato al quello che è attaccato al gomitolo, quindi lo passiamo davanti al mignolo, due volte intorno all'indice. Quello che invece è la coda, lo mettiamo intorno al pollice. Ok, lo tengo fermo un attimo così vedete meglio. Dopodiché entro dentro, prendo passando sopra, rientro dentro e tiro. Ora vado un po' veloce così vedete un po' com'è l'effetto quando si va veloce. Praticamente il pollice, vedete, automaticamente prende il filo e si rimette in posizione. Quindi non, praticamente dopo non dovete più neanche spostare le mani. È tutto quanto molto veloce. E in questa maniera si montano le maglie alla velocità e alla luce. Perfetto. Ecco qua le maglie che ho montato adesso. E vi farò rivedere di nuovo tutto il processo, così almeno sarà ancora più facile. Siamo riusciti a montare le nostre prime maglie sul ferro. E benissimo, questo è un metodo che può sembrare complicato all'inizio, lo ammetto, e però vi permetterà di andare come delle schegge. Una volta capito, poi andrete avanti velocissimi. La cosa importante che volevo farvi vedere qui adesso insieme a me è fondamentale che l'indice sia bello diritto, ok? Vedete, praticamente l'indice dovete tenerlo, penso sempre tipo un fuso, quindi rimanere sempre bello diritto, così che vedete sempre il filo da prendere. Si vede sempre sempre bene il filo da prendere, quindi mi raccomando, indice bello diritto, che così vedete dove prendere il filo. Benissimo ragazze, ora facciamo la stessa cosa con un altro colore, così vediamo che non vi confonda. A volte cambiare colore aiuta per vedere anche altri tipi di passaggi. Quindi il filo, all'inizio facciamo il primo allenamento, quindi prendiamo la codina, la passiamo davanti al mignolo, due volte intorno all'indice e intorno al pollice, passando da fuori e dentro la mano, così, d'accordo? Una volta che abbiamo fatto questo tante tante volte, quindi rifacciamo davanti al mignolo, due volte intorno all'indice, intorno al pollice, qui, una volta che abbiamo fatto tante tante volte questo, proviamo a montare le maglie sul serio. Quindi la coda va fatta lunga, abbiamo detto faremo la coda tanto lunga tanto quante maglie vorremmo montare, poi vi spiegherò quante, come calcolare quanto lunga farle. Ora lasciamone un pezzettino, quindi a questo punto, questa è come sempre fosse la mia coda, io la passo davanti al mignolo, intorno all'indice e intorno al pollice. A questo punto prendo questo che sentite, il mio canino, la mia Bibi che sta mangiando un giochino, quindi prendete il ferro che è mio di bambù e lo passate dentro, così, poi sopra il filo, quello che è tenuto con l'indice, sempre bello diritto, mi raccomando ragazze, e di nuovo dentro, ok? A questo punto tiro e ho fatto la mia prima maglia. Ora vado un pochino più veloce, ma non troppo, così vedete. Quindi se per caso tolgo le maglie, lo riprendo, appoggio, rispondo a un messaggino, il prendo in mano, oh mio Dio, e ora cosa faccio? Non ci si dispera, si guarda dove è il gomitolo e il filo attaccato al gomitolo si mette verso sinistra, si guarda dove era la coda e il filo della coda si vede, si mette verso destra. A questo punto, dove c'era attaccato il gomitolo, partendo da qui, vedete, col ferro in mano, davanti al mignolo, due volte intorno all'indice, mentre questo che era la coda lo prendo con il pollice. Quindi praticamente dopo che ho montato la mia prima maglia, il lavoro viene diviso in due. A questo punto si è creato l'incastro qui, metto la dentro, prendo il filo e esco. E vado avanti così. Quindi mi raccomando, se vi succede che appoggiate il lavoro, dovete ricominciare, non ci capite più niente, ricordatevi di pensare di dividere il filo in due parti, quindi quella attaccata al gomitolo e quella che è la coda. Se poi vi succede che, per esempio, avete appena iniziato, non ci capite più niente, niente, si fa così, guardate, tracchete, si tira, si disfa tutto e si riparte da capo. Ora che avete capito come fare, spero, se no ve lo riguardate a ruota, la cosa positiva di questi video è proprio che ti può permettere di stoppare, riguardare. Sul mio blog farò anche un articolo dedicato proprio a come avviare le maglie sui ferri, e dove metterò delle foto, perché a volte io, per esperienza personale, che guardo anche un sacco di video su YouTube,
Per esperienza personale ho visto che a volte è più facile avere delle foto piuttosto che il video nel momento in cui uno ha capito con il video come funziona. Però poi abbiamo bisogno di vedere quella foto dove è fermo, dove io vedo di preciso il filo passa sopra, il filo passa sotto. Se ce l'ho con la foto riesco veramente a concentrarmi, vedo le mie mani, vedo la foto. Quindi secondo me se combinate il video YouTube più l'articolo sul blog con le foto, sarete vincenti. Avete visto? Quella è Bibi, è la mia cagnolina nuova. Se avete dei dubbi o qualsiasi cosa, scrivetemi nei commenti qua sotto, sarò ben felice di rispondervi. Se avete voglia, ehi Sofia, perché non ci fai un video su, non so, il punto grana di riso o la finta crosta inglese? Scrivetemi e io sarò felice di accontentarvi. Da Sofia e Bibi è tutto. Ciao ciao! Se vi sia piaciuto il video e avete trovato interessante, iscrivetevi al canale e alla prossima! Ciao!